ci sono opere, per esempio per la Liguria, che sembrano essere necessarie per collegare Genova al nord Italia, per collegare il porto di Genova all'Europa, ma anche per incentivare il turismo. Il Terzo Valico. Alcuni di voi, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, si sono espressi in modo contrario anche in Commissione Trasporti in Parlamento. Qual è la sua posizione su un'opera come il Terzo Valico, già qua tutta finanziata? Il mio obiettivo, anche come candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non è quello di andare contro le opere o le grandi opere, è semplicemente preoccuparmi di come si stiano spendendo i soldi delle tasse degli italiani e in particolare dei cittadini liguri. Come per la Torino-Lione, per anni abbiamo detto guardate che quest'opera costa troppo, sta provocando infiltrazioni della criminalità organizzata e non serve più perché è stata progettata in un periodo in cui le merci si trasportavano ad altre velocità e altri numeri, adesso vi stiamo dicendo allo stesso modo che il Terzo Valico, secondo me, va messo da parte e va preferito il potenziamento della linea attuale Genova-Milano. Perché il vero punto è che sulla Torino-Lione ci hanno detto per anni non la possiamo fermare perché il problema è la credibilità internazionale. Poi è arrivato Macron e ha sospeso dall'altra parte, dal lato francese, l'opera e adesso l'opera è sospesa per quanto riguarda la parte francese e non è che abbia perso credibilità internazionale. Qui io credo che abbiamo fatto vari studi, abbiamo seguito quello che è successo anche con le inchieste, gli arresti. Sappiamo che è una di quelle opere per cui oggi si stanno sperperando soldi e non è strategica, perché strategico significa potrebbe essere potenziare la linea attuale esistente verso Milano per permettere il trasporto delle merci nel porto di Genova. Questo non significa andare contro, significa spendere in maniera oculata i soldi degli italiani. Con i collegamenti attuali però spostarsi verso Milano per esempio ci vuole un'ora e mezza con una linea assurda, una linea che comunque impedisce collegamenti più veloci per il porto, per il mondo delle imprese e anche per il turismo. Tutto questo viene visto... Io non dico di lasciare tutto com'è, io dico di utilizzare una parte di quei soldi che si vogliono utilizzare per il Terzo Valico, ad esempio sia per potenziare la linea attuale che come dice lei attualmente è depotenziata e comunque non è sfruttata al massimo, va potenziata dal punto di vista infrastrutturale, ma poi ci sono alcune zone di questa regione che hanno ancora il binario unico. Io sono stato in Sicilia per tre mesi per la campagna elettorale, lì si diceva qui c'è il binario unico, poi sono andato in alcune aree della Lombardia c'è il binario unico, in alcune aree della Liguria c'è il binario unico. Allora è una questione di priorità, le merci vanno trasferite dal porto, bene, potenziamo le linee esistenti, poi allo stesso tempo però utilizziamo una parte di questi miliardi anche per potenziare le reti che hanno ancora il binario unico. Per esempio la Lombardia ha costruito, giusto per parlare di nord, la Brebemi, che è una di quelle autostrade, la terza sulla stessa rotta, non la usa nessuno, centinaia di milioni di euro e poi i ponti sul Po nella zona Casalasca continuano a cadere e nessuno li manutenziona. Io credo che dobbiamo ragionare per priorità. Quindi se voi doveste andare al governo bloccherete il Terzo Valico, anche se già finanziato. Noi definanzieremo queste opere e le lasceremo sul territorio per potenziare le reti esistenti in modo tale da permettere il traffico di merci, il trasferimento delle merci e il trasferimento di passeggeri. Quindi non lasceremo sole o non abbandoneremo o lasceremo inascoltate le istanze di questo territorio. Cercheremo soltanto di spendere i soldi utilizzando l'esistente e potenziandolo. Stessa cosa sulla gronda autostradale, altra opera che avete contestato. Sì, io credo su questo che bisogna soprattutto investire sulla mobilità sostenibile, anche su quello utilizziamo quei soldi per potenziare il trasporto pubblico, utilizziamo quei soldi per potenziare la mobilità condivisa, soprattutto quella elettrica, o utilizziamo quei soldi per permettere su ferro il trasporto dei passeggeri. Non c'è il rischio che questa regione continui a essere isolata in questo modo, viste anche le code che ci sono? A me la preoccupazione che desta di più per questa regione è mettere in sicurezza il territorio, perché qui il tema non è che la Liguria sia isolata. La Liguria ha delle difficoltà di trasporto e per potenziare, affrontare queste difficoltà dobbiamo potenziare le reti esistenti. Quindi si sgombra il campo dal fatto che con noi al governo non si fa niente. No, si utilizzano i soldi per potenziare le reti e renderla meno isolata. Detto questo, siccome risparmiamo soldi evitando queste grandissime opere inutili, un'altra parte di quei soldi li mettiamo in dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio perché sappiamo bene quali siano i rischi di questo territorio.